Eccomi ragazze, eccomi qua con un altro nuovo video della What's My Bag. Sono venuta stavolta sono due le borse che porto di tanto in tanto in giro. Sono, non so se dire del cinesi o come è nata madrina, sono tre veramente, ma io ne porto solo due perché tre, quando le cambio. Comunque, cominciamo da una intanto, oh via, dai. Vediamo, sì, intanto qua sto colando di sudore come se non ci fossero domani. Vabbè, questa è la mia, sì, è già aperta perché quando esco me la dimentico aperta per chiariamo il discorso. Quando esco me la dimentico aperta, ma poi la chiudo prima di uscire dal portone di casa o di evitare i malandrini. Comunque, vabbè. La chiudo ed è bellissima. Troppo bella, sì, voi direte, ma è Gucci? Sì, è Gucci e io amo questa Gucci. Perché ho detto che la lascio aperta? Sono stupida io o cosa? Vabbè, lasciamo stare, che sono stupida che non ce n'è. Allora, qua troviamo un fazzoletto che non è tanto igienico da far vedere, quindi lo lascio fuori dalla borsa. Cos'altro c'è? Ah, il portafoglio, ve lo far vedere. Vi volevo far vedere se riesco a parlare. Allora, questo è il mio portafoglio, che non so neanche che marchio sia. By Alviero Martina o Martini, no, by Alviero Martini. Questo. E questo qui è il mio borsellino, che lo sto, non dico tanto. Tanto, ma tantissimo amando alla follia perché è bello, è comodo, non è, sapete, stracapiente. Scusate, sto facendo ballare. Poi, vabbè, qua ci sono tutte le cose che ci devono essere, c'è cioè le tessere, tutte le robe che ci sono, documenti, eccetera. Inutile che vi faccio vedere, tanto già lo sapete. Sì, sono molto discreta nel non farvi vedere nulla perché è come quello delle altre ragazze, non c'è nulla da vedere, solo che è un portafoglio con pieno di documenti e quant'altro. Non ho carte bancarie, ma ho solamente carte della profumeria, farmacia, carte tessera sanitaria, carta d'identità e boh. Poi, cosa c'è? Allora, Fresh and Clean ad acido ialuronico. Questa è la mia salviettina preferita, ma ne potrei prendere dell'altra, ma non subito, non ci penso neanche. Ecco dove era finito mio. Sto estraendo tutto da qua e guardate ragazze, da qua non si vede, però vabbè. Labro Sun, vedete? Labro Sun Defense SPF 15, che mi sta piacendo davvero tanto. E vabbè, sono agli sgocci, non ci credete? Quasi quasi quasi, vabbè, ancora ce ne vuole, però capiamoci. Poi c'è un lip gloss, non so quante ne abbia, uno specchietto della L'Oreal, eccolo qua, L'Oreal, come lo sto facendo vedere? Sì, così, non lo so, vabbè. L'Oreal Paris, specchietto che non vi apro per non farvi stare male con gli occhi. Allora, labello luce labbra, che è così. Allora, è inutile farci vedere la spugnetta, ma è questa la spugnetta. Vedete, l'applicatore della Bello. Eccolo qua. Poi. Una mascherina, perché non sia mai che mi tocca andare in posti dove vogliono la mascherina, tipo l'ospedale o che ne so, all'esenzione dei ticket per prendere, non so, l'appuntamento o qualsiasi altra cosa, mi serve la mascherina. Perché se vado a Sassari, perché io sono a Palau, ma so, vado tante volte a Sassari a fare le solite visite dal dentista o altro, vabbè, no comment. Mi serve questa. A Sassari vogliono la mascherina e fanno anche bene, perché di questo periodo, come nello scorso anno, lasciamo stare che è meglio, ma non tocchiamo questo argomento. Altra mascherina. Poi ho, come si dice, Foxy fazzoletti, non veniva la parola. Altro luce labbra della W7 stavolta, vedete? W7. Vabbè, un altro fazzoletto, non ce ne può fregare di meno.
cuffie, perché io qua dentro ci metto le mie cuffie, adesso sono in sala perché non ci voglio andare a prendere, però vi assicuro che ho messo le cuffie qua dentro, onde evitare di perderle, eccetera. E poi cos'altro c'è qua? Niente. Fate vedere? No, nulla. La borsa è bella vuota. Adesso passiamo all'altra. Come si può dire? Non mi alzo senza chiudere il video. Rimanete dall'altra parte perché non ho idea di come. Come si dice? Non lo so. Forse vi chiudo perché se vado dall'altra parte poi. Mi annoiate, aspettate un attimo. Allora, eccomi qua. Dunque, qua questa è l'altra borsa che ho per uscire fuori di casa. Sempre bella, è molto capiente. Non è tanto capiente, ma un po' lo è. Se vi guardate dentro, vedete? Tante taschine, taschucce. Vedete? Non è molto ingombrante, ma non direi, perché ci si può mettere un bel po' di cose. Non sempre ingombrante, voglio dire, però io ci posso mettere un bel po' di cosine dentro. Poi qua c'è il manico che si può portare a mano, oppure vi è la tracolla, vedete? Aspettate che ve la. Ok, così la tracolla, vedete? La tracolla, un'altra tasca, ecco qui un'altra tasca. E adesso questa la ripongo qua perché voglio farvi vedere l'altra borsa che vi ho recuperato. Questa me l'ha regalata di preciso mia madrina, ma vabbè, non per vantarmi, perché non mi interessa vantarmi, però per dirvi che ci tengo quando guardo e fanno un regalo col cuore, come ha sempre fatto mia madrina. Un bacio, ciao. E allora qua c'è un rossetto che non sapevo di essere qui dentro, ma vabbè. Poi un altro igienizzante che ovviamente come le salvettine che io vi ho fatto ve appena vedere nella clip di prima, aiuto. Igienizzante Kiko, gel detergente, igienizzante mani, ok. Aspettate che vi faccio vedere se non mi cade il rossetto da mano. Ecco qua, sì. Poi, il rossetto di Brochet 156 matte. Ecco qua, mi piace, a me da morire. Non lo metto sempre, però alle volte lo metto anche un bel profumo, non so se rendo l'idea. Lip gloss, dove sei finito? Che ti ho visto, eccoti qua. Un lip gloss di cosa sei tu? Della Make Up Revolution. Eccolo qua, adoro questo, un bel colorito che ti fa le labbra belle a gommone. Non come certe persone famose che vedo in TV, vabbè, no comment, non faccio nomi per rispetto suo. Ariana Grande, thank you, next, thank you. Ecco qua, questo profumo l'ho stradorato, l'ho messo, rimesso e alla fine non ce ne sta più, ma va bene lo stesso. Poi uno spiccioletto, tolto. Ecco qua, beccati ti spiccio, come dice mia petta femmina, beccati sto spiccio della 50 centesimi. Allora, una penna che ha tanti colori che si possono tirare fuori, vedete, una penna, eccola qua. Poi, non vedo altro cosa c'è qui. Ah, ecco cos'era questo, il tappo della spray per gli occhiali. Non la trovo più. Tante zozzerie di. Allora, questo. Allora, tante zozzerie che sarebbero a dire. Tanti fazzoletti sporchi che dovrei buttare. Che vergogna. Allora, vabbè, li faccio vedere un altro momento. Cioè, la borsa. Aspettate un attimo. Questo cos'è? Ah, sì, la mia ricarica di telefono postale. Vedete? Eccola qua. No, non si vedrà mai niente, ve lo faccio vedere e basta. Tanto non si vedrà nulla mai. Questi, aspettate un secondo, che li voglio liberare questi impiastri di fazzoletti tutti zozzi. Vabbè, che vergogna. Aspettate un secondo, se mi riesce. Ok. Dunque, qua c'è una custodia per gli occhiali
dei miei stessi occhiali che ho indosso, della Lujo. Lujo è bellissima, una marca francese, un brand francese, e mi ci trovo stra bene perché mi fanno vedere anche una lontananza che io non mi sarei mai immaginata. Ecco qua, questo è lo straccio per gli occhiali, c'è la pezzetta degli occhiali nera. E basta, ragazzi, tutto quello che volevo fare ve l'ho fatto vedere. Poi questa è la mia borsa, con tutto sì, un po' zozzetta, ma la puliremo, la pulisco anzi. Questo è un ciondolo che c'ha la borsa, a cuoricino, a corazon. questi sono i manici per portarla come volete voi. Se la voglio portare così, a mano, va bene lo stesso. Altrimenti, a spalla, e va benissimo così. Qua c'è, allora, no, pensavo ci fosse una, come si dice, una cerniera di qua, da questa parte qua. E invece no. Poi qua c'è un'altra cerniera che veramente ci sta qui. Vedete, no, non c'è niente qua. No, non c'è niente. C'è niente. Allora, qui, altre tasche. E poi qua tutta vuota, va bene? Per non stare qua a farci troppe preoccupazioni quante robe c'è dentro. Bene, questo è il video, termina qua. Se il video vi è piaciuto, fatemi sapere, ovviamente, con una bella spollicciata all'insù. E ci vediamo al prossimo video. Iscrivetevi per non perdere i prossimi video, dei nuovi video, appuntamento sul mio canale YouTube. E a presto, ciao!